Ci ha provato fino all'ultimo secondo, riuscendo quasi a recuperare una gara che sembrava persa per poi cadere definitivamente solo nel finale. Lo Sporting Sala Consilina esce tra gli applausi dei suoi tifosi dal Palasele di Eboli in un derby salernitano che è stato un vero e proprio spot per il futsal campano e nazionale. Finisce 7-4 per la FEL di Eboli, una sconfitta che però non complica più di tanto il cammino dei gialloverdi, ancora in piena lotta per un posto nei playoff scudetto. Le Volpi ebolitane passano subito in vantaggio con Braga, ma la reazione del Sala Consilina è immediata. Ci prova Grasso senza fortune, con il gol del pareggio arriva dai piedi di Capitan Brunelli, che in contropiede, solo dinanzi al portiere con un delizioso scavetto, supera Dacin in uscita. Ma passano pochi secondi e la FEL di Eboli si riporta in vantaggio con Marinovic, per poi trovare il terzo gol con Galliani. Mister Oliva non perde tempo e decide di giocarsi subito la carta del portiere di movimento, con il Sala che centra l'incrocio dei pali con Stigliano. Ad andare in rete però è ancora la Feldi, a causa di uno sfortunato autogol di Zonta. Nel finale di tempo Brunelli colpisce il palo esterno per gli ospiti. Nella ripresa Mister Oliva continua sin dal primo minuto con il portiere di movimento. Questa scelta sarà croce e delizia per i draghi gialloverdi, che prima accorciano le distanze con Torp, ma poco dopo si fanno sorprendere in contropiede da Paties, che fa 5-2. Il Sala non si arrende e ci prova ancora. Brunelli fermato da Dalcin, ma la rete è nell'aria e grande protagonista diventa Stigliano. Il numero 7 sigla una doppietta nel giro di pochi minuti, due gol quasi identici, sfruttando alla grande due respinte corte di Dalcin e 5-4. Una grande rimonta per i salesi, che sentono l'impresa alla portata. I draghi continuano a spingere, ma la fortuna è avversa e il tiro di Brunelli, respinto da Paties, finisce nella porta salese. Un gol pesante che chiude il match non prima che Selusio sigli il definitivo 7-4. Ma non c'è tempo per rimurginare, tra qualche giorno si torna in campo per il turno infrasettimanale. Al centro sportivo meridionale di San Rufo arriva il Meta Catania per un'altra sfida di altissima classifica.